Freelance camp per me è come una vacanza, ma una vacanza che mi fa venire voglia di tornare al lavoro più carica e più motivata. Il freelance camp è un'occasione alla quale non mancare assolutamente. Freelance camp è un weekend di network, formazione, condivisione, chiacchiere e mojito in spiaggia. Freelance camp è e vai, quest'anno ho il biglietto. Il freelance camp è arrivare non conoscendo nessuno e andare via con un sacco di amici, colleghi e anche qualche potenziale cliente. Bene, eccoci un altro anno a cominciare, sono veramente molto felice di essere qui, sono molto rilassata come tutti avete visto prima, ma sono sicuramente più rilassata di voi perché quest'anno avevate tutti un'ansia da prestazione che non lo so, mi fate preoccupare, cioè dopo finisce che mi preoccupo io, non tanto per la riuscita dell'evento che tanto sarà bellissimo, l'edizione più bella di sempre, come sembra una citazione di BTO, ma più che altro per questo fatto di generarvi dell'ansia da prestazione, cioè toccherà andare dallo psicologo per curare l'ansia da prestazione che faccio venire a voi. Comunque grazie, sono stata felicissima quando abbiamo lanciato le registrazioni e in un weekend le avete bruciate, non tutti quelli che sono qui perché un sacco di voi hanno preso con cambi all'ultimo momento i pass, alcuni addirittura l'avevano ceduto e poi se lo sono ripresi, siete meravigliosi. Le cose che vediamo noi con lo scambio biglietti, ma anche gente che mi scrive a una settimana dall'evento dicendo guarda, alla fine ho visto che non riesco a venire, io vado a controllare nella lista e non sono registrati. E quindi gli dicono, mi fa piacere, ma tanto non ti aspettavo. Saluto tantissimo anche quelli che ci stanno seguendo in streaming. Spero che siano tanti perché davvero qui escono sempre fuori delle cose che hanno senso e hanno valore per tutti. Devo naturalmente a questo punto ringraziare gli sponsor e non è un ringraziamento formale, credetemi. Noi siamo sempre molto schizzinosi con gli sponsor, vero Gianluca? Io sono della scuola Diegoli, gli sponsor che hanno senso sono non tanto quelli che portano i tramezzini o i gadget, che peraltro sono apprezzatissimi, perché quest'anno erano meravigliosi, le bag così belle, davvero difficile trovarle, ma portano anche dei contenuti, qualcosa che ha un senso ascoltare. E una cosa ancora più importante, che a volte gli sponsor si dimenticano di portare dietro, la voglia di ascoltare le persone. Ecco, io posso davvero dire che quasi tutti gli sponsor che vengono qui al Freelance Camp arrivano, tutti davvero, assolutamente, vengono anche con la voglia di ascoltare e di conoscere le persone che qui ci sono, che sono secondo me una delle parti migliori del nostro paese, le persone che smettono di lamentarsi, si danno una mossa, magari un po' si lamentano, ma si lamentano in modo costruttivo e poi alla fine smettono di lamentarsi quando il loro lamento non produce niente, ma provano a imparare a fare le cose meglio. Quindi lasciatemeli ricordare uno per uno, innanzitutto i main sponsor che hanno sostenuto tutto il 2017 del Freelance Camp, sia l'edizione romana che questa di Marina Romea, che sono Doc Servizi e Copalleanza 3.0. Doc Servizi è stato un incontro veramente felice dell'anno scorso, è una cooperativa che permette alle persone di essere freelance in un modo diverso, di essere diversamente freelance, diciamo così, avendo a disposizione una parte di quella rete che si ha quando si è dipendenti, ma mantenendo un'autonomia di gestione e di lavoro che invece da dipendenti, soprattutto nelle grandissime aziende, è molto difficile da avere. Sono molto in gamba, da oggi pomeriggio ci sarà un loro banchetto qui a disposizione per chi vuole parlare con loro e ci sarà anche Demetrio Chiappa, il presidente della cooperativa, che terrà uno speech. E Copalleanza 3.0 è uno sponsor veramente molto gradito, fra l'altro quest'anno i due freelance camp hanno coinciso con il lancio del loro servizio di consegna a domicilio EasyCop, quando abbiamo fatto i freelance camp Roma era appena partito EasyCop a Roma e adesso è partito da poco quello Bologna e zone limitrofe, quindi trovate un buono sconto se siete di Bologna o se avete degli amici di Bologna per provarlo.
E poi ci sono i main sponsor di questa edizione, SiteGround, che sono felicissima di avere qua, anche perché a rappresentare SiteGround c'è quella gran gnocca della Francesca Marano, quindi un applauso! Che amiamo tutti follemente. E Epli, che ci ha mandato una valanga di libri, anzi prendeteveli su, quando mi hanno scritto arrivano 13 colli di libri, la mia schiena ha fatto un gemito. E sono là e penso che abbiate trovato qualcosa che vi interessa leggere. Ci teniamo sempre ad avere qualcuno che porta anche la cultura che si legge. È stato Zandegu a Roma e adesso Epli è veramente un ospite molto molto gradito, anche perché poi è l'editore di un sacco di gente che c'è qui o è passata da qua, quindi a maggior ragione. Poi questa edizione è sostenuta da Sisifo, che è lo sponsor amatissimo perché è con noi dall'inizio, dal 2012, quindi basta, se non viene... sì, è un co-founder del Freelance Camp, da Noiza. Noiza, guarda, applaudite subito Marchetto, perché tanto chi di voi non lo conosce oggi pomeriggio, quando farà il suo speech, lo amerà subito, come è successo a tutti noi. Qui veramente si può dire che uno sponsor che porta qualcosa che ai freelance interesserà moltissimo ascoltare. E poi qua ci sono anche People Branding, Gianluca Fiscato e Cristiano Nordio, che non ho ancora visto, stanno per arrivare, grazie, quindi quando arriveranno saranno a presentare, saranno in un banchetto con le copie del loro ultimo libro. E poi chi abbiamo ancora? Gianluca, ovviamente mi sono dimenticata, mi dimentico. Doc Servizi, l'abbiamo, ce l'ho. Abbiamo Baule Volante, che ha messo nelle bag. Grazie. Abbiamo Creografi, che ha portato i suoi Great Meetings Notebook, uno strumento utile che avrete modo di vedere. Abbiamo... ce li ho tutti. E poi abbiamo i nostri supporter tecnici, quelli che rendono possibile le cose. Innanzitutto abbiamo Spadhausen, che dà la banda, che è indispensabile, quindi che ci consente di fare lo streaming, che ci consente, siamo in tanti, quindi ovviamente non ci consente di usare lo streaming da qui, come vi ho graziosamente ricordato prima, ma ci consente di farci ascoltare anche da chi è fuori e comunque di usare la rete quando siamo qua. Abbiamo Vudio, un grandissimo cuore per tutti loro, che sono bravi, pazientissimi. Abbiamo Roberto Pasini, senza il quale io non riuscirei a fare le robe in emergenza e a farle venire così belle come sapete che sono. Abbiamo i nostri fotografi, Roberto Cortese e Jessica Zanardi, che ci renderanno... Li amiamo molto. E basta, qui con noi, qui con me, c'è anche Gianluca Diego, il co-founder, e fra poco dovrebbe arrivare Miriam Bertoli, che aspetto con ansia, ma abbiamo dovuto iniziare anche se lei non c'è. E c'è naturalmente Silvia, cioè, adorate e ubbidite a Silvia, qualunque cosa vi dica Silvia, ubbidite a Silvia. E grazie, ci siete voi, e quindi a questo punto direi che veramente è il momento di cominciare. E abbiamo la prima attesissima presentazione. Cristiano Ferrari, non avere paura delle slide!